Buonasera a tutti, Positano News TG, ormai siamo da 2 mesi, ogni sera ci vediamo e parliamo di tante cose anche stasera. Le notizie principali sono che domani riaprono finalmente i ristoranti anche in Campania, i casi stanno calando in continuazione. E parliamo un po' con i nostri ospiti. Abbiamo degli ospiti illustri e un giovane emergente musicista, diciamo, come li possiamo chiamare? Nello Fiorentino, DJ. DJ. Allora, Nello Fiorentino, partiamo con Nello, con i giovani. Allora, Nello Fiorentino, DJ, oggi abbiamo pubblicato una tua iniziativa molto bella, molto interessante, che dimostra come vi volete muovere, cioè la carica vitale, l'energia, ecco, la resilienza. Mi è piaciuto molto questa musica e lascia un po' andare con la mente verso delle cose belle, diciamo. Nello, questo progetto com'è nato e con chi lo hai fatto? Allora, purtroppo ci siamo ritrovati rinchiusi per questa pandemia dentro casa. Io da 15 anni lavoro all'Africana, quindi non è da poco che coltivo la mia passione facendo il DJ e producendo musica. Non lo faccio da solo, lo faccio con degli amici e quindi ci siamo ritrovati senza poter uscire. Grazie alla tecnologia, con le videochiamate ci siamo raggruppati come stiamo facendo adesso. E nulla, purtroppo noi siamo duri di testa, diciamo, siamo molto duri di testa. Abbiamo coltivato la passione, non ci siamo arresi. Potevamo deprimerci, potevamo rattristarci, ma noi abbiamo voluto spendere le nostre energie in un progetto musicale Scusa, molto quanti positivo. anni fai questa musica, Nello? Quanti anni ti Io occupi? adesso ho 35 anni, lo faccio più o meno da 19-20 anni, da quando avevo 19-20 anni. Ho cominciato all'Africana quando c'era Luca Milano. E diciamo che raramente mi è capitato di saltare un'estate con l'Africana chiusa, perché probabilmente quest'anno ci saranno poche possibilità di rivedere l'Africana aperta. Quindi l'africano quest'anno sarà chiuso, Nello? Sì, purtroppo ci sono buone probabilità che non apra, perché comunque sarà complicatissimo fare delle serate con queste restrizioni, è quasi impossibile. Quindi purtroppo in Corsica la movida non ci sarà come prima. Non ci sarà né l'africana né music, non ci saranno nessuno di tutti e due. Solo Capri esiste. Lembo ha detto anche con 2 persone voglio aprire lo stesso. L'abbiamo intervistato a Lembo prima di te, quindi vabbè, l'africana speriamo che riapra. E come passerai quest'estate? Guarda, io ho possiedo anche un'attività, una casa vacanza, una struttura, comunque una Eppure villetta. per la casa vacanza è un problema. Quindi siamo a Siamo cavallo. a cavallo. Michele, Bisogna lavorare con gli italiani. Bisogna noi lavorare non con ci gli italiani. arrendiamo, Michele, non ci possiamo arrendere perché noi lo facciamo tutto con passione, non ci possiamo arrendere. Va bene, grande, grande Nello. Sentite Faremo la tutto sua. con sicurezza, coltiveremo la nostra passione, ma non ci faremo abbattere da nessuna pandemia. Lo so, hai fatto una cosa molto bella questa. Quanto tempo ci hai messo per realizzare questa musica, Nello? Allora, quella produzione che uscirà dopodomani, il 22 maggio, è una produzione di un genere reggaeton latino. Già da gennaio fino a marzo siamo stati 2 mesi, tutti i giorni. Siamo io con altri quattro amici. Come si Uno chiamano questi amici? Come si chiamano? è Enzo Russo, che è proprio il mio socio da diversi anni, che è di Piano di Sorrento. Lui possiede uno studio dove facciamo ad alti livelli musica, non roba di poco. E Lo poi studio qui a Piano di Sorrento. a Piano di Sorrento, vicino al Barlena, si trova. Ah, c'è la Barlena.
Esatto, sì, lui ha uno studietto dentro casa, cioè abbiamo delle attrezzature di alto livello e riusciamo a competere musicalmente anche a livello internazionale. E quindi in questo modo, diciamo, abbiamo avuto una buona idea, ci siamo riusciti ad agganciare a Pitbull, che è uno dei al mondo, ed è nata questa collaborazione per caso, perché noi non ce l'aspettavamo. Quindi, Eccolo, molto fresco. l'abbiamo fatto vedere un attimo, siamo riusciti a Grazie. farlo vedere. Grazie Va Michele, bene, grazie. Nello, stai in bocca al lupo, Grazie. grazie, grazie a te. Sentiamo ora Lucio Esposito con il professore, siamo passati dal mondo giovanile, grazie Nello, mondo giovanile che... alla cultura a 360 gradi. Lucio, a te la Annello. parola. Annello lo ringraziamo e lo salutiamo di questa sua testimonianza, augurandoci che queste restrizioni abbiano un termine e quindi il tutto riprenderà anche se con una maggiore elasticità. Intanto, nel prosieguo del respiro internazionale che abbiamo conferito a questo nostro giornale Positano News TG delle 20:30, abbiamo il piacere di avere con noi il professore Costantino Tsiampatis, che è noto in Grecia, ma anche in Italia. Noi abbiamo pubblicato da queste colonne, siamo stati ospiti suoi a Corinto, è lo scopritore della villa di Lutraci, la grande villa di Adriano, quell'imperatore che è stato celebrato con ben tre mostre ad Atene e una grande mostra a Roma, a Tivoli. Costantino, vuoi essere così gentile da presentarci la situazione pandemica? Noi ti abbiamo invitato perché in coincidenza sia in Italia che in Grecia si sono aperti i musei. Sappiamo che stai lavorando, progettando e pianificando tantissime cose belle con la regione del Peloponneso. Sappiamo anche che sei colui il quale la rotta dei Fenici, titolata a quel nostro comune amico scomparso di archeologia subacquea siciliano, e che oggi se ne è parlato sulla stampa nazionale di questa rotta dei Fenici, è stata presentata da Antonio Barone. Che cos'è la rotta dei Fenici? Ecco, partiamo da qui, Costantino, perché è un valido supporto per il turismo, Partiamo sarà sicuramente come da il. Dimmi. aveva detto tutto. Antonio Barone è un ottimo direttore, anche il presidente della Rota dei Fenici. Io parte del comitato tecnico-scientifico. Devo dire, andato a sostituire un personaggio mediterraneo della Sicilia, è una persona che personalmente, a causa di molti impegni anche familiari professionali, non sono andato a salutarlo, il grande professor Sebastiano Tuffo. Sono stato chiamato Sebastiano dalla Tuffo, Rota sei dei Fenici di stato con lui a sostituire Messina? una Sei persona. stato con lui a Allora, il Messina peso un po' di anni, vero? è doppio. Il peso è il doppio, però il sogno penso che è stesso di realizzare praticamente anche una tua battuta mentre stavamo guardando Antonio Barone nel suo streaming rete, che praticamente è di andare a vedere come questa rotta dei Fenici diventa patrimonio dell'umanità nelle rotte dell'UNESCO, perché questi lavori procedono avanti. Dopo la pandemia era un evento che avevo trattato mentre studiavo a Napoli 20 anni fa. 20 anni fa, 21 anni fa, avevo trovato una soluzione, però non l'avevo capito, e non era la pandemia, la prima pandemia che
e accadeva così nella testa. La mia tesi, come ti avevo spiegato tante volte, riguardava i popoli, quindi si svolge un periodo della storia del 1100, fenomeno in tutte le isole greche, maggiormente nella mia amata Creta, che la gente spaventata da queste, da queste del 1100 salta e sale sulle montagne. Crea un altro abitato, mi sono occupato di questo abitato. E tutto Aspetta, questo per capire fermati un nel attimo, periodo voglio far capire ai della nostri, pandemia, la prima cosa è questa. voglio far capire ai nostri lettori quello che stai dicendo in termini di studio. La tua tesi con Louis Godard 21 anni fa era proprio sulla pandemia. Non ti sei fermato tra le fonti, hai adottato quella di Tucidide e come mi dicevi prima, solo adesso ne hai capito l'importanza, perché Per questo periodo l'isolamento. interrompo, per questo periodo, Ah sì, perfetto. Lucio, Solo per adesso, questo 20 anni periodo. dopo, ti sei reso conto dell'importanza, perché la gente si era ritirata sulle montagne e perché Louis Godard voleva andare sulle montagne, perché è lì che si trovava l'isolamento, è quello che oggi chiamiamo distanziamento sociale. È emozionante quello che stai dicendo, è particolare perché l'hai vissuta in prima persona e ne stai dando un'interpretazione migliore. Dimmi della villa di Lutraci, la nostra bella villa dove come inviati di Positano News siamo Questa te stati l'ho da te lasciata. ospitati. Allora, la villa di Lutraci procede. Anche quest'anno abbiamo, grazie alla regione, il finanziamento e con la collaborazione anche del Ministero della Cultura greco, che negli ultimi periodi sta andando abbastanza forte sui progetti con le regioni. Io partecipo anche a un altro progetto con la regione Peloponneso in questo periodo, come del presidente della regione, che si fa attuazione delle ville romane di tutto il Peloponneso. Come Questo abbiamo anche come fatto? attrattori turistici. Certo, Non è archeologie, io certo. pur Come abbiamo sono fatto per il parte Golfo di attuosa, Napoli? ma Come abbiamo questo fatto è per lo il Golfo di scopo, Napoli con l'idea è questa. Pappalardo? È importante perché Vabbè. per i prossimi anni il turismo e il turista sarà alla ricerca di cultura e soprattutto alla ricerca di un folklore, di una gastronomia, all'insegna di un principio di economicità. I tanti alberghi che abbiamo a Corinto, che il sindaco ci ha presentato la volta scorsa, sicuramente ospiteranno e possono ospitare un turismo alternativo fatto più di nazioni limitrofe ad un costo più contenuto. Più economico anche. Anche più economico, Sarà anche una certamente. cosa più. E noi stiamo lavorando già un anno fa, sono stati cambiamenti, diciamo, dopo le elezioni, e stiamo lavorando proprio di cercare di portare avanti più turismo mirato. Come sempre, noi non dobbiamo andare su le grosse. Creta, Mazze. Peloponneso non è Creta, quindi non attira il turismo di massa. Io ho il turismo di massa, c'è Rodi, c'è la mia città di Creta, io sono di Cherson, la mia famiglia vive dal turismo, è una Costantino, non ti vedo. Il collegamento è saltato. Ma noi abbiamo visto che Adesso, adesso ti vedo e ti sento, ma noi abbiamo Lucio, visto che hai anche chiesto a in Costantino se, diciamo, in Grecia partiti turismo, stabilimenti balneari, ristoranti, il alberghi. cominceranno anche il caffè. Cominceranno i caffè, i ristoranti.
cominceranno già il 25, come è stato detto questo pomeriggio qua dal primo ministro Mitsotakis. E naturalmente io spero Ancora non sono che cominciati. il grosso. Il Ancora non è 25 cominciato. partono. Il 25 partono, ma ci sono restrizioni, Costantino? Per Sì, i sono ristoranti? molto severe. Sì, per il ristorante tenere questa cosa qua, tutti in Ah, tasca. bene. Ma questa è Io su tutti gli ingressi, illustro. anche dei nostri negozi. Diciamo qua in Argolide e Anafplia, sono perché queste cose le possiamo fare anche a casa. Voi a Sorrento, immagine, avete sperimentato qualche del periodo della pandemia a farli Ma gli alberghi con il stanno limone di alcol, perché gli sì. alberghi qui hanno cercato, cioè la cosa che ti dicevo prima, dobbiamo cercare di uscire da questa mentalità della pandemia. Non dobbiamo mostrare questa paura. L'umanità, grazie ai virus, abbiamo sopravvissuto sempre con queste pandemie. Quindi la vita con noi dobbiamo andare sempre in avanti. Non dobbiamo guardare sempre le pandemie e qua i morti sono stati, e lo so. È una cosa che voi in Italia avete una cosa che non possiamo neanche descriverlo. Lo del futuro avrà dei problemi per descriverlo. Come mai nel 2000 è successo una cosa del genere? Non stiamo parlando del 100 avanti Cristo, del 400 del Limos di Atene e del 1100 di Creta e dei popoli del mare. Stiamo parlando del 2020. È questo che deve uscire da tutta questa storia, che noi dobbiamo ricominciare, fare come dicono gli anglosassoni, un restart dell'economia, di tutto. E non dimentichiamo, Lucio, una cosa: noi dobbiamo essere semplici. È una solidarietà che dobbiamo avere tutti quanti. Andiamo a comprare dal negoziante qua sotto, andiamo di fronte a te. C'è ancora questo bar che mi hai portato a Sorrento per prendere i caffè? Perché Va sempre che bene, voglio venire, voglio bellissima venire. questa. Grazie professore. Bisogna ricominciare questa bella riflessione, veramente. Questa, proprio stasera a Sorrento, in piazza Tasso, davanti ai bar, abbiamo trovato Cappiello, dell'English Inn. Sì. Lucio, Cappiello ha detto delle cose molto belle. Ha detto che bisogna portare tutto indietro, bisogna dimenticare tutto quello che c'è stato in passato, buttare tutto di quello che c'è stato in passato e guardare in avanti. Poi sempre a Sorrento vogliono fare una specie d'opera d'arte su un muro per iniziare la ripartenza. Io ora non sono riuscito, ecco, non so se lo riesce a vedere. Da zero. Ah, eccolo, sì. Inquadralo meglio. Se pensiamo a come era prima, a tornare indietro. L'uomo che quello che tutto sarà diverso. Aspetta un po' se. Quindi, Costantino, come vedi, la mentalità è tutta predisposta. Ci siamo, ci Sarà tutto comprendiamo, abbiamo le diverso. stesse idee. Bisogna guardare verso il nuovo, anzi, ha detto, questa è una grande occasione per reinventarci, come ha detto il professore, per guardare, per azzerare, svuotarci tutto e guardare avanti. Grazie, professore, grazie Lucio. Grazie Questa Costantino. soluzione così Sì. chiudiamo un attimo, chiudo Sì, questa frase, chiudiamo. due secondi, giusto, Sì. giusto, 2 secondi. Allora,
della pandemia io avevo la fortuna di viaggiare quasi in tutto il Mediterraneo virtualmente grazie a un lavoro con il professor Pappalardo. Infatti. E io sono grato sempre a Umberto Pappalardo su questa cosa, perché abbiamo vissuto questa esperienza sempre con un... È bello viaggiare e continueremo di viaggiare. Questo è. E perché cominciare e ricominciare, lo so, è faticoso, però lo dobbiamo fare. Ok? Un saluto a tutti gli amici a Napoli. Avremo prossimamente qui il professore Pappalardo. Noi siamo tutti i suoi discepoli, siamo tutti i suoi allievi e le sue lezioni sia da Tunisi che da Napoli, da Castellammare, non trovano fine e confine. Mi permetto di invitare insieme a te, Costantino, il nostro direttore Michele Cinque, che anch'egli ama l'arte e ama il viaggio, a Corinto per questa prossima estate, appena sarà possibile. Sarà a fine settembre, 25 settembre abbiamo anche la data. Amo moltissimo la Grecia. Aspetteremo. Sicuramente. Abbiamo la Grecia e pure, ma Italia e Grecia sono fratelli, stessa faccia, no? Siamo... È vero, grazie, grazie professore, grazie di questa testimonianza. Professore, ci aspetta il 25 settembre per una grande presentazione di questi piani turistici di scambio con l'Italia. Lui ha studiato a Napoli, ecco, da qui è nata l'amicizia e la conoscenza, mi permettevo di sottolineare, ed è disponibilissimo. Come inviati tuoi di Positano News, siamo stati a Corinto ben due volte, per un paio di notti solamente, però ben bello. Due volte siamo stati, e bello. Sarà un piacere che vieni anche tu. Ci verrò sicuramente, Lucio, piglia e parto, sono capace. Sentiamo, concludiamo con lo sport. Gigione, ci sei? Si vede la tua grande capezza. Il Gigi. Microfono. Gigi. Ecco, il microfono è aperto. Gigi, buonasera. Gigi ancora non è andato a barbiere, Gigi, dai. Gigi, solo due battute, l'ultima sul calcio. Gigi. La notizia del giorno. Non ti sentiamo, Gigi. Vabbè, Gigi. Non lo so, non riusciamo, non si sente, Gigi, c'è qualcosa. Chissà dove sarà, perché Gigi è sempre a zonzo. Va bene, Gigi. Va bene, se ne ascolto, l'ultima notizia del giorno dello sport di Gigione, vediamo Gigione che cosa ci dice sullo sport. Ogni tanto fa questi suoi programmi, Gigione, sul... Che c'è? Musica? Cosa ha fatto oggi? C'è qualcosa sulla musica? Vediamo un po', Gigione, cosa ha fatto oggi? Dai, mettiamo... Lo mettiamo un attimino, lì se non riusciamo a collegarci con lui. La notizia, Lucio, qualche notizia della giornata? La notizia della giornata, sotto l'aspetto pandemico, è quella non positiva della città di Milano, che sono ricomparsi e aumentati rispetto ai giorni precedenti gli infettati. Il che ci pone in una condizione in cui arrivano sotto l'aspetto e proposte di minaccia del governatore della regione, che dice: se proseguiamo su questa strada siamo costretti a chiudere. Che è una minaccia, è un terrorismo informatico, diciamo così, sotto questa presentazione, perché i ragazzi dei Navigli e i ragazzi veneti sotto Zaia e sotto il governatore della Lombardia, che sono stati ripresi e filmati, hanno suscitato che erano troppo vicini, che si sono perse le mascherine nel bere una birra, il che ci pone una condizione di mettere via tanto lavoro fatto, tanti giorni di clausura, diciamo così, in una situazione di
poche persone, tra virgolette, incoscienti. Questa è l'aspetto più grave. E concludiamo con la pagina di Repubblica. Repubblica, l'ora zero, la notte in cui il Covid si è preso l'Italia, e poi il bollettino del 20 maggio, un solo caso ogni 100 tamponi. E chiudiamo così. Penso che la ci diamo appuntamento a domani. Lo salutiamo a Gigi, abbiamo visto le ultime notizie. Non riusciamo a collegarci. E non riusciamo a collegarci, però penso che questo è il campionato che aspettiamo che parte. Oggi si è deciso ufficialmente di chiudere i vari campionati, quindi Costa d'Amalfi al terzo posto, San Vito Positano si è salvato, tutte le squadre della penisola sorrentina sono salvate, ci vedremo l'anno prossimo. Per quanto riguarda lo sport, aspettiamo che succede per la Serie A e la Serie B, dovrebbero giocare avanti Serie A, Serie B e C, playoff con nuovo stop. Quindi i tornei dovrebbero concludersi ad agosto, mentre Serie D e tutte le altre serie inferiori sono finite, quindi sono finite quelle classifiche come erano. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera, grazie. Vediamo con la sigla, grazie. Saluti.